parte del Presidente del Consiglio un atto di solidarietà che mi sarei vergognato di non fare e invece lo faccio e lo faccio continuamente perché sono fatto in questo modo da sempre. Da sempre io conduco una attività ininterrotta di lavoro e se qualche volta mi succede di guardare in faccia una bella ragazza, meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay. Ecco, buongiorno ai nostri ospiti, buongiorno Paola Concia del Partito buongiorno. Democratico, ben buongiorno. Trovata, buongiorno Giulio Spatola, Mister Gay 2010. Sì, buongiorno. Poi ci racconterà com'è andata e soprattutto che cosa c'è stato prima. Lei è di Palermo? Di Palermo, originario di Palermo, vivo a Roma da 7 anni. Buongiorno, è collegato buongiorno. Con noi da Milano Luigi Amicone, direttore di Tempi, ben trovato Amicone. Buongiorno, buongiorno. Allora, subito vi chiedo, vorrei partire da Paola Concia, abbiamo sentito le parole del Premier Berlusconi che inevitabilmente hanno scatenato una serie di polemiche, poi sentiremo anche qualcuna delle voci della politica, ma subito approfitto di voi per sapere, siccome si è detto e si è scritto questa mattina, è puro razzismo, lo hanno detto per la verità in diversi, è puro razzismo, è discriminazione, viceversa altri hanno detto ma no, era una butade, non siamo più capaci di tener conto delle battute. No, intanto diciamo subito che non era una buttata, io prima o poi me l'aspettavo, questa famosa frase là, che l'avrebbe detta prima o poi. Lui ha detto una cosa, io vorrei che provassimo a riflettere con calma, con una trasmissione come questa che cerca di riflettere sulle cose, sulla forza distruttiva di una parola del genere, di una frase del genere, e che c'ha un senso, lui l'ha detta per una ragione. Lui ha detto una cosa primitiva. Primitiva e semplicissima. Ma lui l'ha detto. Il suo giudizio coincide con quello di Julien Moore, lo sanno? Esattamente. Atavica ha detto ieri sera, infatti, ospite del Festival. Io infatti pensando a quello, parlando con la mia compagna che disgraziatamente sta in Italia in questi giorni, avrei preferito che stesse in Germania. E ho pensato stamattina a questa cosa. È una cosa primitiva e semplicissima che capiscono tutti e che lui perché l'ha detta? Lui non dice mai le cose a caso e l'ha detta perché lui sta in grande difficoltà rispetto a questa vicenda di Ruby e chiaramente lui deve controbattere un messaggio altrettanto forte rispetto a chi lo accusa di andare con le minorenni e tutta questa vicenda. E quindi dice ma sarà meglio andare a guardare le belle ragazze che essere gay, cioè quella roba è proprio atavica, arcaica, che capiscono tutti, perché lui ha un linguaggio semplice, ma che sul piano della civiltà è devastante, è una cosa che ci riporta altro che agli anni 50. Cioè una cosa che secondo me dovrebbero essere offesi gli italiani di una frase del genere, perché è come se Amicone, ci facesse tornare l'età della pietra. Gli italiani dovrebbero essere offesi, si tratta di una cosa primitiva oppure no? Ma no, che sia una cosa primitiva è evidente, però che gli italiani devono essere offesi non penso, cioè c'è una pressione anche oggi, se guardiamo le pagine del cinema, no? Ci offrono questa idea, non so, che di una coppia di lesbiche inseminate che saranno il futuro, che stanno bene insieme al futuro. Cioè, c'è tutto il diritto di questa cultura, come dire, gay, appunto, così moderna, così progressista, di affermare che il futuro, l'emancipazione siamo noi e noi. E c'è tutto il diritto di una primitiva cultura di dire che questo futuro non mi piace, può non piacere, può. No, voglio dire, la libertà e la non discriminazione deve essere, come dire, vicendevole, perché se io non posso più esprimere... Il problema forse, Amicone, è la classifica, diciamo, perché la libertà è un'altra cosa, forse. Amicone, io lei è una persona intelligente, possiamo provare a dire che... Sì. Quella idea primitiva della sessualità e quello che lei chiama cultura gay, quello è il racconto di due donne che si amano e che mettono al mondo con l'inseminazione artificiale, cioè che fanno... Stiamo parlando adesso del film dell'amore. Del film di Julian Moore. Quella non è cultura, quelle sono due donne che si amano, non è un fatto culturale. Io non è che la mia compagna la amo... Perché per cultura, io la amo perché la amo, cioè l'amore non è una cosa che si vieta o che si autorizza o che si ha per fatti culturali. Io mi è capitato nella vita che mi sono innamorata di una donna più volte
E quindi perché tra quella cosa primitiva e quella cosa che lei chiama processi culturali, noi non troviamo un modo, questo paese, per crescere insieme, per riconoscere che gli omosessuali, come gli eterosessuali, sono come tutti gli altri. Adesso poi andiamo a vedere, quindi, anche negli altri, diciamo, paesi com'è, ma subito permettetemi di chiedere. Non è che la contrapposizione tra primitivo e ipermoderno. No, io capisco che il tema lo senta molto Paola Concia, però voglio sentire anche Giulio Spatola, perché prima Paola Concia diceva che tutti gli italiani si devono sentire offesi. Sì. Lei si sente offeso? Io sono qui perché rappresento la comunità LGBT ed è una comunità fatta tanto di omosessuali di destra come di sinistra che si ritengono a pari merito offesi da questa dichiarazione. È ovvio, è controproducente per il Premier fare un'affermazione del genere. Lo dico per certo perché ho un sito internet dove tengo il contatto aggiornato con le persone, appunto per poterla rappresentare al meglio, e ho ricevuto diversi commenti di molte persone, e di destra e di sinistra, che non si sentono affatto rappresentate e si sentono assolutamente offese da questa dichiarazione. Allora, temo si sente offeso anche Vendola. Ci sono state tante reazioni politiche, una per tutte ne abbiamo preso, ovviamente solo una parte della videolettera di Vendola, la vediamo insieme. È diventato di giorno in giorno più insopportabile lo stile con cui hai condito i tuoi mille monologhi con battute sessiste, con riferimenti umilianti ai corpi di donna considerati alla stregua di prede per le tue interminabili stagioni di caccia, con storielle che grondano antisemitismo, ora persino con battute omofobe. E in quanto ai gay, se un tuo figlio, un tuo amico, un tuo ministro lo fosse e non avessi il coraggio di confessartelo, pensa a quanta gratuita sofferenza gli staresti infliggendo con le tue battute. Tu sei l'uomo più potente d'Italia, dovresti persino sentire l'onere, l'assillo di essere un esempio per il nostro popolo, una guida politica e morale. Allora, Amicone, questa è la reazione di Vendola, però io le voglio anche leggere le reazioni, ad esempio, della Santanchè, che ha detto, Berlusconi ha detto quello che tutte le mamme d'Italia vorrebbero sentir dire dei loro figli, di più. Ha detto tutto quello che tutti gli italiani pensano, molto meglio essere etero, ma c'è da discutere? Non c'è da discutere, Amicone. Vabbè, questa è la Santanchè, lo dice in modo piatto. Come... quello che francamente mi disturba, e disturba penso le persone che hanno buon senso, è questa carica di scandalo che non esiste, no? Tutti i giorni ci dicono che c'è una superiorità, appunto, di un mondo che si rappresenta come un mondo progressivo. Ora, che ci sia un mondo tradizionale che poi più o meno primitivo esibisca un qualche cosa che sta nelle corde della vita della gente, io non mi scandalizzerei. Questo scandalo, capisco, deriva da una postura politica, si deve mettere addosso un altro macigno al Presidente del Consiglio, perché naturalmente non ha un modo da political correct, non ha un modo da establishment europeo. Senta Amicone, mi perdoni se la interrompo, però ho un dubbio, no? Lei sul suo giornale avrà parlato qualche volta delle botte agli omosessuali? Cioè, le sarà capitato di raccontare? Per scelta politica non lo fa. Perché, insomma, voglio dire, accade anche questo. Anzi, sì, io per rinfrescarci tutti la memoria. Aspetta ma un attimo. Ma senta, no, maggior ragione. No, mi perdoni. Ma le botte omosessuali, le botte alle madri, ai figli, ai padri, questa categorizzazione, non, io ripeto, questa storia dell'omofobia, che è una storia, che serve, è un'invenzione per affermare, categorizzare una... Allora, rispetto agli omosessuali, vale la legge, secondo me, civile, penale. Chi molesta l'altrui persona, che sia omosessuale o eterosessuale, per me va perseguito penalmente. Non va sviluppo di una legislazione speciale per alcuni è sbagliata. Quindi si può essere d'accordo, Amicone, anche per gli ebrei. Non sono d'accordo con questa legislazione speciale, perché introduce l'idea che ci sia qualcuno più
più discriminato degli altri. Non è vero! No, casomai allora, oggi fermi siamo tutti. Noi siamo Amicone, solo per rinfrescarci la memoria, noi abbiamo raccolto qualche... Le madri sono discriminate. Dato, però, Amicone, se lei si arrabbia così non riusciamo a parlare. Perché... Allora, TG della 7, TG della 7, 30 maggio, 12 giugno 2010, abbiamo preso gli episodi che per primi ci sono tornati alla mente. Li guardiamo insieme, poi capiamo se è soltanto qualcosa che ci stiamo inventando o se invece c'è un problema nel nostro paese da questo punto di vista. Lo vediamo con questi pezzi che abbiamo recuperato dal TG. Sono stati aggrediti in pieno centro soltanto perché camminavano mano nella mano. È successo mercoledì sera a Padova. Enrico e Matteo, trentenni padovani, stavano passando davanti ad un bar dove sedevano alcuni ragazzi. Uno di loro ha iniziato ad insultarli pesantemente, chiamandoli gay e comunisti. Ad una richiesta di spiegazioni, il ragazzo, dall'aspetto robusto e con i capelli rasati, ha aggredito i due giovani, colpendoli con calci e pugni al volto. Poi è fuggito, coperto dagli amici. Si rimane un po' male, anche molto inaspettato, anche perché Padova è comunque una città dove sono fatte molte cose per la comunità omosessuale, infatti dove rispetto ad altre città si vive bene, anche per un omosessuale si è tranquilli, eccetera. Enrico e Matteo hanno riportato 8 giorni di prognosi, uno per una ferita all'occhio, l'altro per un vasto ematoma alla bocca. Abbiamo cercato di reagire nel modo migliore, anche col sorriso, insomma, cercando di prenderla bene, anche se effettivamente è un po' difficile. Solidarietà ai due giovani padovani è arrivata anche dal Gay Pride di Milano, al quale hanno partecipato 20.000 persone, sfilando da Piazza Castello a Porta Venezia. Mostra le ferite, anche se non se la sente ancora di svelare la propria identità, e lancia un appello al premier Silvio Berlusconi. Volevo appunto fare un appello al presidente Berlusconi affinché venga approvata la legge contro l'omofobia, e nello stesso tempo mi auguro che le forze dell'ordine risolvano il mio come tutti gli altri casi risolti. Diventa un caso politico l'aggressione al 22enne omosessuale picchiato brutalmente 4 giorni fa a Roma. Sono troppi casi di omofobia irrisolti, dicono i rappresentanti delle associazioni che si battono contro l'intolleranza. La legge contro l'omofobia è stata bocciata alla Camera per la seconda volta un anno fa. Solo nella capitale sono 8 negli ultimi 9 mesi casi di violenza contro omosessuali. Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che è stato vittima a sua volta di un'aggressione fisica a Piazza Duomo, potrebbe capire l'accorato appello che arriva da un giovane che solo inerme e senza alcuna scorta viene aggredito soltanto perché è gay. Dimesso dall'ospedale, il 22enne ora è a casa con la famiglia, ha rischiato di perdere un occhio per i pugni e i calci ricevuti dai 4, forse 5 ragazzi che lo hanno pestato dopo averlo probabilmente seguito all'uscita di un locale a 2 passi dal Colosseo. Allora, Giulio Spatola, quando lei ha vinto ed è diventato Mr. Gay 2010, ha dedicato la sua vittoria a due ragazzi che appunto si tenevano per mano. Esattamente, a Viareggio erano stati aggrediti proprio durante, poco dopo lo svolgimento del concorso di Mr. Gay Italia, della prima delle due serate del concorso di Mr. Gay Italia. Perciò, una volta che ho vinto il concorso, ho sentito di dedicarlo a loro. In più, ho fatto un gesto simbolico che è stato baciare il mio ragazzo davanti a tutti proprio quando sono stato premiato. Senta, mi racconta quando i suoi genitori hanno saputo delle sue inclinazioni sessuali? Avevo 14 anni quando mia madre entrò in camera e mi sorprese a baciarmi con mio primo ragazzo. E non posso nascondere che è stato uno shock all'inizio, perché comunque la cultura in cui viviamo oggi, che non è una cultura omosessuale, perché non esiste ancora una vera cultura omosessuale, l'unica cultura omosessuale che circola è quella che danno i media, che è una cultura da cliché. Il vero problema infatti non è fare una legge, cioè sì, osserva una legge contro gli atti di omofobia, ma quello è curare il sintomo, va curata la mentalità, quindi bisogna fare ancora un passo indietro. Perché ad esempio i suoi genitori come hanno reagito? Introdurre una sorta di cultura è contro l'ignoranza su quella che è la comunità LGBT, perché i miei genitori erano convinti che io di lì a poco mi sarei operato o mi sarei travestito, non sapendo che omosessualità è... Vuol tante dire cose, tante certo. cose. Io mi ritengo un omosessuale, come dicevano anche al concorso di bellezza. Stiamo vedendo la della foto di lei accanto. Con i suoi genitori. Sì, quello sono io il giorno della mia laurea con i miei genitori. E quindi che hanno fatto? L'hanno portata, per esempio, che ne so, dagli psicologi? Sì, ho avuto tutto il percorso. Tutto il solito percorso da bravo siciliano, soprattutto. Sì, sono stato in cura 2 anni da una psicologa. Ma alla fine... Non è riuscita a guarirti?
Non è riuscito a guarirmi, però mi ha anche aiutato, perché una volta che ha capito che i miei genitori all'inizio non si sarebbero molto facilmente arresi, mi ha detto, resisti sino ai 18 anni, una volta raggiunta la maggiore età, probabilmente avrai più voce in capitolo, riuscirai ad affermarti più. Ed è stato così. Hanno mollato, ma con... devo dire che l'hanno fatto con intelligenza, perché mio padre mi ha fatto un'importante promessa, mi ha detto, se ai tuoi 18 anni, dopo l'ultimo tentativo, dall'ultimo psicologo, ancora non sarà cambiato nulla, accetterò questa cosa e proverò io a cambiare. E l'ha fatto realmente. Io oggi porto i miei fidanzati, quelli che sono stati i miei fidanzati e l'attuale, a casa e lo accolgono come se fosse uno di famiglia. Allora, io volevo provare appunto a ragionare, non urlando come ha fatto Amicone, ma dicendo, Amicone, intanto io non voglio una società in cui esista la cultura omosessuale, io voglio una società in cui omosessuali e eterosessuali costruiscono un paese civile insieme, uno. Esatto. Due, la paura del diverso, di chi è diverso, è un sentimento che fa parte dell'animo umano. Allora, lei ha detto che lei è contro una legge contro l'omofobia perché non ci vogliono le categorizzazioni, perché esistono le leggi, quindi lei sta dicendo che è contro una legge, che tutela in qualche modo gli ebrei, le persone di un altro colore della pelle e le persone di un'altra nazionalità, perché nel nostro paese, gli italiani lo devono sapere, ma lo sanno, esiste una legge che stabilisce un aggravante per chi picchia o usa violenza contro una persona ebrea, contro una persona di un altro colore della pelle. Allora, la questione è questa, di questo si tratta, Amicone, non di ideologie, di cose, stiamo parlando di una società che riconosce un problema di discriminazione, di pregiudizio verso chi è diverso perché fa parte dell'animo umano e cerca di accompagnare i suoi cittadini verso l'accettazione della diversità. Di questo si tratta, non di altro, Amicone. No, mia cara, è diverso, perché l'idea che tutto sia uguale non funziona, non è uguale. Di diversità, allora, mi faccia finire. Facciamo parlare Amicone, poi tanto c'è il tempo l'unica differenza chiara è questa: non si è mai visto un corteo di eterosessuali andare in giro a insultare Papa, Chiesa, persone diverse, mentre il Gay Pride tutti gli anni è la dimostrazione che deve per forza, e questo la documentazione si vede ad ogni, che deve per forza insultare gente che diversamente. Questo è già un atteggiamento. Gay Pride, secondo aspetto, ma che una persona possa avere la libertà di amare come vuole, questo è un fatto e non esiste nessuno che entri nel merito di questa. Che esista il terzo elemento, che questa unione debba essere riconosciuta socialmente, ma questo dipende dalla democrazia. Dall'evoluzione della società. Non è un diritto, è un diritto che se la maggior parte della popolazione riconoscerà questo, io non ho nessuna obiezione. Fa parte del passare dallo stato primitivo allo stato evoluto. Io non credo che sia uno stato evoluto, quello di pensare che il rapporto tra uomo e donna e il rapporto tra che sia identico che il rapporto tra uomo penso e uomo e donna e donna. Per me è assolutamente diverso. Senta, Amicone, una domanda. Siccome prima vedevamo dei filmati, no, di ragazzi pestati, perché solo così si può dire, perché passeggiavano mano nella mano, quella cosa lì, lei come la legge? Perché è questo che non mi è chiaro. Io capisco lei dice io preferisco la famiglia tradizionale e qui siamo nell'ambito... Nessuno la lega. Appunto, poi peraltro non credo che ci sia... La leggo che ci sono teppisti, delinquenti, ignoranti, ci sono, no? Poi che si determini l'idea che... i teppisti e gli ignoranti siano quelli che tutti i giorni vanno in giro a cercare gli omosessuali, questo non è vero, non è statisticamente, credo che tutti i giorni si assistono a delitti di teppisti e di cronaca che non è che gli omosessuali, voglio dire, vengono
come dire, presi di mira da teppisti ignoranti che vanno perseguiti penalmente, non con delle leggi speciali. Perché educhiamo, ma quali leggi speciali? Quelle si facevano nel 1900, il fascismo, le leggi speciali. No, sono leggi speciali. Queste non sono leggi speciali. Il fatto che una componente si Dire che sei contro la legge Mancino, amicone, che quindi neanche io sono contrario. Quindi neanche gli ebrei lo spirito della legge Mancino è sbagliata, spirito della legge Mancino, è una legge ideologica, è una legge fatta sull'onda dell'ideologia per cui si deve aggravare qualcosa che è già, come dire, perché un delitto, punto. E che sia Mancino, fatto nei confronti di una persona o di un'altra. Allora, ci fermiamo, perdonatemi, ci fermiamo per qualche minuto, ma poi ritorniamo in studio anche per vedere negli altri paesi, nel resto d'Europa, quali sono le tutele, quali sono le garanzie, per esempio, per le coppie omosessuali. Pubblicità. Grecia, Irlanda, Polonia, Slovenia e Italia. Sono davvero pochi ormai i paesi europei che non riconoscono alcuna forma di tutela e parità di diritti per le coppie omosessuali. Negli altri paesi dell'Unione, invece, pur con differenze anche importanti, ci si può sposare, adottare figli, beneficiare dell'eredità, della pensione e dei sussidi di disoccupazione, esattamente come le coppie etero. E dunque non è un caso che in Europa siano molti politici dichiaratamente gay spesso al governo. È il caso ad esempio di Jóhanna Sigurðardóttir, primo ministro islandese, che dopo aver varato una legge che consente di celebrare i matrimoni omosessuali, ne ha approfittato per impalmare lo scorso 28 giugno la sua compagna Jonina. Oppure il ministro degli esteri tedesco Guido Westerwelle, che presentò ufficialmente il suo compagno, imprenditore a Colonia, alla festa di compleanno di Angela Merkel nel 2004, per poi unirsi con lui civilmente il 17 settembre scorso, officiava il sindaco di Bonn. E a proposito di sindaci, come non citare quello di Parigi, Bertrand Delanoë, si dichiarò gay durante una trasmissione televisiva nel 1999, dal 2001 governa la capitale francese. Così come dal 2001 guida a Berlino Klaus Wowereit, che liquidò le sue scelte sessuali al grido di «sono omosessuale e va bene così» nel tripudio generale. Nessun particolare problema anche per Elio Di Rupo, politico belga, più volte primo ministro, o Alan Duncan, ministro dello sviluppo internazionale britannico, che peraltro nel 2008 ha potuto firmare con il proprio partner una sorta di unione civile, senza risentirne minimamente dal punto di vista elettorale. Non è sposato, ovviamente, perché da noi non si può, l'italianissimo Nichi Vendola, orgoglioso del suo orecchino, governatore della Puglia, al secondo mandato, dopo aver stravinto sia le primarie che ovviamente le elezioni. Infinita invece la lista degli artisti che prima o poi si sono dichiarati omosessuali, ricavandone in alcuni casi un'ulteriore dose di popolarità. È il caso di Elton John, peraltro sposato con il suo compagno da anni, di Jodie Foster, attrice da Oscar. Più recenti i coming out di Tiziano Ferro, sul quale si spettegolava da tempo, o di Ricky Martin, ugualmente chiacchierato. Grande risalto anche per la rossa di Sex and the City, Cynthia Nixon, o per Michael Stipe, frontman dei Ren. L'unico che sostenne di aver avuto qualche guaio fu Rupert Everett, ma probabilmente aveva solo scelto male i suoi copioni. Flavia Fratello ci fa sempre sorridere, devo dire, c'ha questa penna. Allora, Paola Concia, facciamo un giro di chiusura, lo dichiaro subito perché ci siamo allungati, come era giusto che ieri fosse. Ieri, siccome conosco le mie frequentazioni tedesche, mi hanno chiesto il numero del portavoce di Westerwelle. Io sono riuscita a procurare... Che è il ministro degli esteri. Il vice cancelliere degli esteri. Sono riuscita a procurarlo e tedesco. Pare... Tedesco. E pare che lui abbia risposto con grande imbarazzo, tra l'altro deve incontrare Berlusconi a gennaio, è molto imbarazzato, anche perché lì io frequento molto la Germania, lì appunto è il paese di Bengodi per amicone, cioè nel senso che l'omosessualità è come l'eterosessualità, nessuno fa privilegi. Ma invece le chiedo, Paola Concia, siccome per tornare in Italia è davvero per chiudere questo tema, che cosa succede secondo lei? Non succede nulla a sentire frasi come quella di Berlusconi? Ricordo anche quella di Buttiglione una settimana Buttiglione fa. Che noi siamo che immorali. Che aveva detto che siete morali come quelli che non pagano le tasse. Esattamente. Allora, guardi, io ho una cosa che dico sempre, e qui voglio parlare a quelle mamme che non guardano, diciamo, che non stanno cucinando, o che stanno cucinando e che guardano noi.
Allora, se una mamma ha un ragazzo, come sua mamma, come mio padre, tanti genitori, se una mamma o un padre hanno un figlio omosessuale e cercano faticosamente di accettare questa cosa, ma la società, cioè le istituzioni soprattutto, non danno risposte, cioè non lo sostengono nell'accettazione, ma anzi dicono le cose che dice il presidente, cioè usano parole di disprezzo, quella mamma che sta cercando faticosamente di dire ma mio figlio, cioè io lo vedo, lo vivo in carne e ossa, mio figlio è come tutti gli altri, io accetto questa cosa fino in fondo, naturalmente si sente una frase del genere e dice ma allora io sbaglio. E dice cioè, fa un passo indietro. E quando le istituzioni non danno risposte la società va indietro, come la nostra società sta tornando indietro. Amicone, stiamo andando indietro. No, io dico invece alle mamme, ricordo questo, che questa posizione è sempre più imposta da delle elite, come si vede tutte le leggi che sono in Europa sulle unioni, i matrimoni eccetera, non sono state votate da referendum eccetera popolari, ma vengono imposte dall'alto. C'è un'elite che vuole farci progredire in questo modo, vuole che fare del proselitismo, magari fossimo così vogliono potenti, il proselitismo tra i giovani, vogliono la creare un mondo gay. Tutto gay, felicemente questo gay. Io credo che non la sia il mondo più gay. Felice possibile e credo che se vogliono il matrimonio devono conquistarselo sul piano della democrazia e devono essere i popoli coinvolti, non con le azioni delle elite, ma quale che elite, con i loro amico, film, ma il loro potere, le loro religioni, è una religione che ci ma vuole imporre zitto, la religione. Voglio dare l'ultima parola a Giulio Spatola, è una religione e lei fa parte di un'elite. Io faccio parte di questo mondo come tante altre persone, vorrei essere giudicato come qualsiasi altra persona, non parlo di elite, non parlo di gruppi ristretti, vorrei semplicemente la parità e penso di dirlo a nome di tutta la comunità che rappresento. Poi volevo dire che insomma sarei dovuto andare al concorso di Mister Gay Europa ed essere in presenza di altri delegati che hanno vinto i concorsi nazionali, che immagine avrei dovuto portare di questa nazione?